La rete dei Covenant è nel caos più totale. Da quanto ho capito, il loro comando ha ordinato a tutte le navi di abbandonare Halo dopo aver trovato i Flood. Ma sono arrivati troppo tardi. I Flood hanno sopraffatto e disattivato questo incrociatore. I Covenant temono che i Flood riparino la nave e la usino per fuggire da Halo. Hanno inviato una squadra d'attacco per neutralizzare i Flood, riparare la nave e partire. Ho stabilito una connessione con l'interfaccia del Capitano Keyes. È vivo e gli impianti sono intatti. Ci sono interferenze con il reattore danneggiato dell'incrociatore. Ci avviciniamo il più possibile. Ah, ho capito! Le coordinate devono essere... Ok, scusa. Capitano! Capitano! L'ho perso. Analisi danno. Usciamo di qui e torniamo sulla nave per un'altra strada. Dobbiamo dirigerci verso l'ascensore della nave. L'incidente ha causato più danni di quanto credessi. Analisi. Perdita consistente di refrigerante. I reattori della nave saranno già al punto critico. Alimentazione rilevata. Ecco l'ascensore. Ancora funziona. Usiamolo per rientrare.
Da qui dovremmo accedere alla sala controllo della nave. La rete dei Covenant è un caos. Non riesco ad accedere agli schemi della nave. I dati in mio possesso indicano che qui si trova un hangar degli Shuttle. Guarda, negli angoli. I Flood stanno ammassando corpi. Sembra un altro hangar degli Shuttle. Dovremmo raggiungere la sala controllo dal terzo livello. Ti ho dato un ordine, soldato! Muoviti! Sta delirando, soffre, dobbiamo trovarlo! La sala controllo dovrebbe essere da questa parte.
capitano, sta morendo! Per favore, capo, presto! Nessun segno di vita umana rilevato. Il capitano è uno di loro. I Flood non devono lasciare quest'anello. Sai cosa si aspetterebbe? Cosa vorrebbe che facessimo? È fatta. Ho il codice. Dobbiamo andare. Dobbiamo tornare alla Pillar of Autumn. Troviamo un passaggio all'hangar degli shuttle. Useremo uno dei Banshee di scorta per tornare alla Pillar of Autumn.